accusarono. Io le volevo chiedere, le voglio chiedere proprio qual è però il suo parere davanti a questo virgolettato, perché è un'intervista che è appunto su Repubblica, lo dicevamo prima, della Raineri, e racconta di come Muraro le dice che è indagata. Mi disse che aveva saputo di essere indagata e che voleva valutare l'opportunità di andare a parlare con il PM per caldeggiare l'archiviazione. Io la sconsigliai, ricordo di averle detto subito, a Milano queste cose non si fanno, quindi aggiunsi che si trattava di una mossa controproducente. Se dopo averla ascoltata il PM non avesse archiviato, questo avrebbe aggravato la sua posizione. Al colloquio era presente anche la sindaca. Queste sono parole pesanti, insomma, perché è la Raineri che racconta proprio delle intenzioni della Muraro, che tra l'altro appunto andare da un PM, lei dice a Milano queste cose non si fanno, a Roma vedi un po' tu, insomma, però diciamo che in queste parole c'è molto. Ecco, a leggere, diciamo così, di questi racconti, a un'intervista, lei che ne pensa? Cioè, fanno rabbrividire assolutamente, non sono certo i primi che sentiamo, devono essere condannati fermamente e quindi è giusto che vengano trasmessi, commentati. Dopodiché è anche curioso, sappiamo tutti come funziona la macchina giornalistica e il circo mediatico, vengono sottolineate queste frasi, giustamente ci sono state reazioni e vengono presentate come se quello fosse l'operato di un intero partito, di un intero movimento. Invece io tendo a ripetere, come già ho fatto poc'anzi, che occorre condannare senza remore il fatto specifico senza utilizzarlo per infangare un intero movimento o partito che sia. È chiaro, il fatto stesso che ci siano intere trasmissioni dedicate a questo aspetto specifico è la prova evidente, a mio giudizio, mi permetto di ribadire, che siamo al cospetto di un'opera di linciaggio mediatico ai danni del Movimento 5 Stelle. Dico solo questo e chiudo. Mi ha insegnato Antonio Gramsci, che non era del 5 Stelle peraltro per ovvie ragioni, il fatto che quando occorre da parte politica sottoporre a una delegittimazione un'altra parte per rimuoverla, si prepara prima l'opinione pubblica, di modo che un partito, in questo caso democraticamente eletto a Roma, senza più il sostegno dell'opinione pubblica possa essere rimosso in maniera non democratica.